Oggi è San Valentino, patrono degli innamorati. Del San Valentino, la cui festa è oggi, non si sa nulla, tranne il suo nome e che fu sepolto presso la via Flaminia a nord di Roma il 14 febbraio. Il giorno fu associato per la prima volta all'amore romantico nella cerchia di Geoffrey Coucher nell'alto medioevo, quando fiorì la tradizione dell'amor cortese. 1400, morere Riccardo II al castello di Pontefract, nello Yorkshire. 1477, Margery Bruce invia una lettera a John Patson nel Norfolk intitolata «Sì, il mio vecchio Valentino». È il più antico messaggio di San Valentino in lingua inglese conosciuto. 1556, l'ex arcivescovo di Canterbury, Thomas Cranmer, viene dichiarato eretico e processato per tradimento ed eresia. 1779, il capitano Cook, esploratore, navigatore e cartografo britannico, viene pugnalato a morte sulla spiaggia di Kealakekua alle Hawaii. 1797, la flotta spagnola viene sconfitta a largo di Capo San Vincent dall'ammiraglio John Jervis e dal capitano Horatio Nelson. 1852, l'ospedale pediatrico di Londra in Great Ormond Street accetta la sua prima paziente, Eliza Armstrong, di 3 anni. 1922, Marconi inizia a trasmettere regolarmente trasmissioni dall'Essex. 1946, la Banca d'Inghilterra viene nazionalizzata dal governo Attlee. 1975, muore lo scrittore Sir Pelham Granville Woodhouse, generalmente noto come P.G. Woodhouse. 1984, i pattinatori britannici Jane Torvill e Christopher Dean vincono la medaglia d'oro nella danza sul ghiaccio alle Olimpiadi invernali di Sarajevo. 1995, l'impianto di trattamento nucleare Sizewell B nel Suffolk viene sincronizzato per la prima volta con la rete nazionale. 2003, la pecora Dolly, il primo mammifero clonato, viene abbattuta in Scozia dopo che le era stata diagnosticata una grave infezione polmonare. 2006, viene introdotto il chip and PIN per i titolari di carta del Regno Unito per poter pagare le merci. 2014, muore all'età di 91 anni l'ex calciatore del Preston e dell'Inghilterra Sir Tommy Finney, che ha segnato 210 gol in 473 presenze di campionato.